Ma salve a tutti, ed eccomi qua. Sono qui di nuovo qui, ma vi chiedo scusa perché non sono riuscito più a fare un altro video su YouTube, perché sono stato inciampato tantissimo. Alla Teramo Comics prima di tutto, perché nel nostro stand è stato il casino di tutti i casini. Il casino di tutti i casini, e perché dico casini di tutti i casini? Perché sì. Perché nel nostro stand eravamo saluti un sacco di gente a circondarci per chi voleva provare la tavoletta grafica e tutto, certo, sì. Ma non sono qui addirittura per parlarvi di questo, perché addirittura vi dirò che i miei video può darsi che riprenderanno in pochissimo breve tempo. Però il video più importante sarà fatto a luglio. Ma non è prima, un pochino più là. Perché a sorpresa arriverà un box set speciale dei Power Wolf, di un nuovo album, del nuovo album che è uscito adesso, che sta, no, adesso è uscito uscirà il 13 di luglio. Oh, però domani esce questo, il nuovo album dei Lordi Sexorcism. Questo è uno dei dischi più importanti che uscirà. Però innanzitutto nell'infobox vi lascio un official video nuovo che non vi dovete perdere assolutamente. E infatti, poi, quello che vi ho detto prima, il nuovo album dei Powerwolf è questo, The Sacrament of Sin. Questo è il nuovo album dei Powerwolf che uscirà. E noi, a io, domani, eccolo qui, quello che andrò a comprarmi seriamente, il box set. Ho già visto quello che ci sarà nel boxset, ma la sorpresa la dovete vedere voi. Quindi sarà tutto un fare. Vabbè, non solo, arriverà. Caricherò mo più con calma. Caricherò qualche cover nuova da fare, perché la prima piacere mia prima è stata la cover dei Minotaurus, che è stata proprio Painful Kingdom. Adesso la cosa più importante che sto per dirvi. Adesso, mo con questo, c'è. Adesso, se voi, io mo vi lascerò due parti di Emp. Se volete comprarvi degli articoli, anzi, lascio la pagina di Emp Italia. Così voi vi ci iscrivete e cliccate Lordi, cliccate Power Wolf, insomma, band vostre metal che piace più. Perché Emp è un negozio per roba metal, non per roba da rap e tutto il resto, perché là è tutta roba metal. E lo so perché questo lo è. Allora, prima in precedenza mi sono comprati gli dischi da quest'anno, che è stato, no, quest'anno, no, infatti questa, no? L'anno scorso, uno dei Azat Eleven, Beast in Black, in Nightwish l'album nuovo, ce ne sono altri però poi. Ah, poi grazie a Dio mi è stato regalato un amico mio, finalmente è riuscito a regalarmi il CD dei Grimm, di cui è stata importante per me ricevere quel CD, che è proprio l'album Masturbatic Zombie, e non so, mi è stato regalato pure il plettro di Grimm, bello vero, e questo è proprio il plettro di Alex Grimm. Guardate che figata di roba, è un plettro questo portafortuna adesso che ho adesso, ma c'ho tantissimi plettri portafortuna che devo usare pure. E comunque ormai è questo, quindi. Anzi, e a breve arriverà qualche recensione di dischi che non dovete mai perdervi qui sul canale YouTube, perché andremo a recensire una parte di quei dischi che non vi ho neanche mostrato qui adesso, ma arriverà. Quindi io vi faccio un grande abbraccio. E di cover piuttosto poche arriverà qualche tutorial poi addirittura. Quindi da breve, da questo in breve, inizierà qualche video nuovo su YouTube. Non ve lo perdete.
E soprattutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale mio, questo è il mio canale, che proprio si chiama Giuseppe Paoletti, che come immagine troverete sul galeo, nello sfondo della mia pagina. E se volete farvi un oggetto di alcuni video che mi sono piaciuti, poi li guardati, no? Poi nella mia cronologia c'è la mia cronologia. Andrò a fare pure una, andrò a fare pure una reaction un giorno di un doppiaggio di un gioco che FabiJ se l'ha pure fatto, che si chiama proprio Finland Freddy. Ma non dico proprio la reaction sua, ma faremo la reaction di un doppiatore, dei doppiatori del gioco, che però in cartone animato. Che breve. Ok, io spero di essere, molto, di essere stato molto chiaro, e soprattutto non perdetevi mai, mai questi video importanti. Quindi io sono nell'info box, vi lascio dei parti che potete andare a visitare, di Amp, il sito di Amp, e anche la pagina YouTube. Il link di YouTube dove è contenuto il video dei Lordi. Quindi, un grande abbraccio e ci vediamo a breve. Ciao a tutti.